poi come si chiama meglio tutto il binario, sarà dovrebbe concludersi il 30 settembre del 2020, quindi fa pochissimi giorni. Adesso io intanto prima di passare a parlare al dottor De Gennaro dell'Agit, desidero ringraziarlo sempre per la collaborazione, il supporto che ci ha dato in questo periodo, in questa avventura per quanto riguarda proprio questa organizzazione di questi webinar, e mi taccio subito perché voglio appunto lasciare la parola agli altri e chiamo il dottor De Gennaro, che ringrazio a cui do subito la parola. Dottor De Gennaro, c'è? Buongiorno, Ci sono, buongiorno dottoressa Landau, ben buongiorno, trovata. Grazie, buongiorno. A lei, vada. innanzitutto ringrazio TTS Italia per questa nuova opportunità di incontro, come sempre ottimamente organizzata, sta facendo quasi meglio, anzi direi meglio della stazione appaltante. Infatti riprendiamo il percorso in trasferta come Agid, anche se ormai anche i webinar di TTS Italia sono come giocare in casa, visto che sono diventati un'estensione di quella che è la consultazione che noi abbiamo avviato, proprio perché. Grazie, lo dico subito adesso, grazie infinite. Grazie a lei e a voi di TTS Italia, perché avete corroborato il percorso che noi abbiamo avviato, raccogliendo quella che era. Quello che era lo stimolo verso gli operatori, gli stakeholder del settore, affinché appunto si potesse ampliare quanto più possibile il dialogo, il confronto con gli operatori e con tutti i soggetti che sono attivi nel settore. E, come giustamente diceva la dottoressa Poc'anzi, il progetto, il programma Smarter Italy è un programma con tre soggetti centrali, tre amministrazioni centrali committenti. Ricordo bene il MISE, il MUR e il Dipartimento della Trasformazione Digitale, in persona in particolare del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e per il Digitale. Abbiamo detto in precedenza che il programma partiva con un budget di 50 milioni destinato a crescere, possiamo già dire adesso che si è consolidato adesso per i primi 43 milioni aggiuntivi che sono la dotazione che il MUR ha deciso di stanziare e anche il MID adesso sta ulteriormente consolidando il proprio contributo affinché il programma possa avere quell'efficacia anche da un punto di vista della comunicazione e del supporto di cui ha bisogno. La consultazione in realtà non si chiuderà il 30 di settembre, questo lo possiamo già dire, rimarrà aperta anche oltre. Adesso la data di chiusura vera e propria la definiremo, proprio perché abbiamo ritenuto opportuno durante il mese di settembre consolidare anche le attività amministrative interne che stiamo portando avanti proprio in ragione dell'aumento di budget, ma anche del coinvolgimento di quello che già nei mesi precedenti abbiamo chiamato come il cluster dei borghi del futuro. Infatti, chi ci ha seguito all'inizio sa perfettamente che è stato coinvolto fin dalle prime azioni, un cluster che vogliamo denominare di Smart Cities o città del 5G, in quanto è stato individuato sulla base della sperimentazione di questa nuova tecnologia e comprende 11 città di medio-grandi dimensioni. A questo si sta aggiungendo adesso in maniera definitiva un cluster di città minori. Scelto su indicazione del MID in ragione dell'obiettivo della strategia 2025 per l'innovazione, che prevede appunto al suo interno un obiettivo definito Borghi del Futuro. Per questo il nome è un po' evocativo. In realtà poi ci sono anche città che non sono esattamente borghi, però partendo dal presupposto che gli enti locali in esso inseriti arrivano anche a dimensioni di circa 3.000 abitanti. Non è del tutto errato il termine utilizzato. Come dicevo, abbiamo utilizzato settembre per la consolidazione amministrativa di questi processi e a breve l'intenzione è quella di presentare questo nuovo cluster al mercato, in modo che sia chiaro quale sarà lo scenario operativo della sperimentazione con cui gli operatori dovranno poi cimentarsi. In questo momento noi siamo puntando al mercato, ormai dal 15 giugno, la tematica Smart Mobility, però ricordo per completezza di informazione che del programma fanno parte altre due, in realtà poi adesso un'ulteriore tematica, una tematica già stabilita il well-being, il cultural heritage e l'altra, e adesso si è aggiunta la valorizzazione e la protezione dell'ambiente.
Oltre ovviamente alla presentazione dei borghi del futuro, a breve con un altro incontro aperto riprenderemo gli approfondimenti sui quattro fabbisogni della tematica Smart Mobility, che ormai penso conosciate benissimo, quindi in questo momento non riprenderò. L'obiettivo è quello di arrivare alla pubblicazione del bando quanto prima, ma questo non vuol dire che agiremo con fretta, facendo poi come la gatta i gattini ciechi. Per cui, come immagino, molti operatori avranno premura di sapere quando sarà prevista la pubblicazione del bando, posso dirvi che abbiamo intenzione di farlo nell'arco di un mese e mezzo, però se la complessità dell'operazione della casistica dovesse richiedere tempistiche leggermente più lunghe, faremo il possibile per comprimere, ma in ogni caso non ci daremo come priorità la tempistica di pubblicazione, quanto piuttosto l'efficacia e l'efficienza della pubblicazione stessa. Quindi, se dovessimo decidere di allungare i tempi per la consultazione di mercato, lasciando aperta appunto la stessa per poi arrivare a pubblicazione del bando, lo faremo. Per cui, anziché un mese e mezzo, potremmo prenderci 2 mesi, 2 mesi e mezzo, a seconda delle esigenze reali del bando stesso, proprio perché in realtà, fin dall'inizio, ci siamo resi conto che la partecipazione stessa degli operatori alla procedura stava evidenziando quella complessità di cui già eravamo coscienti, e peraltro l'allargamento della sperimentazione ad altre 11 aree non può che rendere necessario un coordinamento che richiede una riflessione adeguata perché ciò possa avvenire nel migliore dei modi. Mi fermo qui e lascio poi la parola invece a una credo almeno che dopo di me parlino gli interlocutori, i relatori della città di Roma, che sicuramente è stata importantissima nella qualificazione, nel processo di qualificazione dei fabbisogni che abbiamo esposto e che ha una programmazione complessiva in cui questi fabbisogni si vengono a inserire, estremamente interessante, e che sicuramente potrà chiarire meglio quale che è lo scenario operativo all'interno del quale le potenziali soluzioni innovative che verranno acquistate con il nostro programma verranno ad essere inserite. Ti ringrazio e cedo la parola. Grazie, dottor De Gennaro. Lei ha detto veramente delle cose di grandissimo interesse. Prima di passare la parola alla dottoressa Cirillo, ci tengo chiaramente a dire che noi abbiamo voluto veramente fortemente che terminare questo ciclo di guerre proprio con la città di Roma per le motivazioni che lei diceva, nel senso che Roma comunque rappresenta veramente il Living Lab sicuramente più importante insomma nel nostro paese, quindi sicuramente quello che attuerà la città di Roma sarà sicuramente assolutamente fondamentale e essenziale. Io però pregherei chiunque di spegnere i microfoni, a parte chi parla, perché sentiamo dei rumori piuttosto fastidiosi, diciamo, sotto. Allora, quindi io passerei subito la parola alla dottoressa Cirillo, il direttore di Dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di Roma. Dottoressa Cirillo, buongiorno, e passo lei la parola. Sì, buongiorno a tutti, e passerei subito alla presentazione con l'aiuto dell'organizzatore, del dottor Domanico. In queste slide che condivideremo insieme, diciamo, abbiamo voluto dare un overview del percorso che stiamo, io personalmente, da un anno e mezzo. Io personalmente portando avanti da circa un anno, da quando mi è stato conferito questo incarico lo scorso luglio al Dipartimento, ho da pochissimo avuto anche l'incarico di Mobility Manager di Roma Capitale, quindi abbiamo unito un po', diciamo, l'operatività della gestione dei servizi con l'ascolto de dell'utenza che poi
materialmente i servizi li deve utilizzare. Se passiamo alla prima slide, abbiamo un indice in cui ovviamente guarderemo il focus, il tema è la smart mobility, ovviamente il titolo anche di questo incontro di oggi. In qualche modo la focalizzeremo poi sui risultati che abbiamo raggiunto con grande fatica. Io dico sempre un anno vissuto pericolosamente, con tutte le azioni che abbiamo messo in campo in quest'ultimo anno, anche un pochino colmando alcuni gap di ritardi diciamo che avevamo ereditato quando ci siamo insediati in dipartimento. Il contesto in cui operiamo, se guardiamo alla slide successiva, ovviamente è quello della mobilità a misura del cittadino e dove i contenuti altamente tecnologici devono essere in realtà di aiuto per una maggiore comprensione del servizio, in particolare del servizio pubblico locale, ma non solo. E ovviamente l'altro driver che ci guida è il basso impatto ambientale. Come è noto, lo scorso anno abbiamo tra le prime città in Italia approvato il PUMS, adesso in via di adozione, che ovviamente delinea e disegna la strategia della mobilità cittadina nei prossimi 10 anni. E il focus del nostro piano urbano della mobilità sostenibile è sicuramente il trasporto pubblico locale, integrato ovviamente con nuove modalità di trasporto. E ci stiamo impegnando proprio negli ultimi mesi anche ad avviare le prime sperimentazioni insieme alla nostra azienda pubblica di TPL ad attivare servizi in modalità MaaS, cioè di Mobility as a Service. Quindi una nuova offerta di mobilità digitale che, unitasi agli incentivi, diciamo alle nuove iniziative di sharing mobility, dovrebbero fornire alla città un'offerta integrata di mobilità, di offerta di mobilità e di trasporto. Se passiamo alla slide successiva, guardiamo un po' che cosa è accaduto in questo periodo eccezionale che abbiamo vissuto. Abbiamo avuto un decremento nell'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei cittadini oltre il 50%, che ovviamente dal punto di vista, diciamo, dell'impatto sull'inquinamento atmosferico ha avuto, diciamo, alcuni benefici, ma che non compensano poi ovviamente anche tutti gli altri driver negativi, riduzione se guardiamo alle auto private, in questo gennaio-agosto circa 40% di nuove immatricolazioni e ovviamente, poiché le aziende sono aziende per la maggior parte sul territorio nazionale, sono aziende partecipate se non completamente di proprietà delle pubbliche amministrazioni, in particolare su Roma, si sono riversati i costi del trasporto pubblico sulle amministrazioni, in particolare su Roma Capitale, diciamo stiamo ancora quantificando i danni da mancati introiti per la bigliettazione. E non solo, perché poi dobbiamo rammentare che le norme Covid ci hanno portato a dover incrementare l'offerta dei mezzi a disposizione, adesso è da pochissimo la capienza all'80%, in realtà fino a qualche settimana fa la capienza massima consentita era quella del 50%, e poi anche tutte le misure previste per la sanificazione dei mezzi pubblici hanno di fatto anche aumentato, si sono aggiunti alle perdite e quindi hanno aumentato i costi. Una nota positiva, per questo chiudo con questa nota positiva, invece l'offerta di sharing, soprattutto per quanto riguarda l'avvio in città dell'utilizzo dei monopattini elettrici. Se guardate, sono le curve alla fine di questa slide, se guardate un po' come si sta riprendendo il mercato dello sharing come auto e motocicli
poiché ovviamente diciamo, questo settore è un settore prevalentemente non inattivo, mentre per quanto riguarda il bike sharing, ma soprattutto i monopattini, abbiamo avuto un'impennata dall'avvio del servizio che insomma è partito ai primi di maggio. Se passiamo adesso alla slide successiva, guardiamo lo scenario, come avevo anticipato, decennale, che viene un po' disegnato nel piano urbano della mobilità sostenibile. E quindi in questo contesto, diciamo, la smart mobility diventa l'elemento chiave per affrontare la sfida di rendere la città di Roma, diciamo, all'altezza delle altre capitali europee. E quindi sono delineati per item gli obiettivi di Roma Capitale: integrare la rete infrastrutturale nella modalità soft di offerta. Noi stiamo mettendo in campo un piano straordinario approvato dalla Giunta a fine aprile di ciclabili transitorie, e quindi in diciamo piste ciclabili di prima istituzione in sola segnaletica. Abbiamo disegnato così circa 150 chilometri di percorso sulle vie cittadine. Ovviamente, l'ho già detto un po' velocemente, integriamo l'offerta di mobilità condivisa come un fulcro essenziale delle nostre politiche di mobilità, e stiamo avviando sistemi, a questo anche grazie non solo a questi finanziamenti di cui oggi diciamo stiamo parlando, ma ad un'azione integrata di finanziamenti PON Metro, PON FESR, stiamo potenziando i sistemi di trasporto e di diffusione della mobilità sostenibile, dotando la città di Roma di strumenti tecnologicamente avanzati. Questo integrando con la visione di Roma città smart dal punto di vista dell'offerta dei servizi digitali. E inoltre, non da ultimo, ovviamente stiamo sviluppando, cercando con appunto la rete, i tavoli di lavoro di tutti i mobility manager delle pubbliche amministrazioni che vivono il territorio capitolino e delle grandi aziende che hanno su Roma una sede, una base operativa, sviluppare modelli di mobilità collettiva, poiché ovviamente il record qui evidenziato dei turisti si riferisce alla situazione pre-Covid, ma comunque ottimizzare i flussi non solo dei residenti, ma anche di tutta diciamo, la popolazione che insiste quotidianamente sul territorio cittadino, è un asset importante del nostro operato. E ovviamente non mi dilungo nuovamente, l'incentivo e l'ampliamento dell'offerta di servizi di micromobilità. Per quanto riguarda i primi risultati raggiunti, se andiamo un po' avanti con le slide, se parliamo di sharing mobility, ovviamente andiamo alla prossima slide. Guardiamo come gli operatori di car sharing sono 4 sul territorio capitolino, ma quello che noi teniamo sempre a dire, abbiamo un servizio offerto da Roma Capitale che in quest'anno rivisiteremo per le offerte di servizi in periferia, laddove essendo zone diciamo non a economie di mercato per gli operatori privati. Poi abbiamo il servizio, appunto, c'è qualche dato sulle postazioni distribuite sui municipi e il numero degli utenti iscritti al servizio con le vetture, che tra l'altro stiamo in questo periodo stiamo investendo in nuove vetture. Il servizio di carpooling è oramai è uno tra i primi servizi, diciamo, per i dipendenti di Campidoglio. Abbiamo utilizzato anche delle modalità di auto condivisa
con una sperimentazione lo scorso anno dopo uno studio di efficientamento di percorsi affermate con condivisione della flotta sui mezzi di trasporto e poi diciamo qualche numero anche sulla mobilità a due ruote partendo dallo sharing. Abbiamo da pochissimo un nuovo operatore sulla città che è partita ai primi dell'anno a Milano, a Ciona e poi adesso ha installato gli scooter completamente elettrici in città, anche qui a Roma. Il bike sharing, da poco sono ritornate le nostre biciclette ex Uber, le famose biciclette rosse sulla città, e poi l'esploit dei monopattini nel giro di pochissimi mesi. Siamo arrivati adesso a circa 7.000 monopattini operativi, ma abbiamo rilasciato autorizzazioni per installare fino alla flotta massima consentita dal nostro regolamento per l'utilizzo dei monopattini che arriva a 16.000 diciamo non sono veicoli, diciamo monopattini installati. Per quanto riguarda nella prossima slide invece i sistemi che ci aiuteranno a mettere insieme la nuova centrale della mobilità, abbiamo un elenco, lo scorro rapidamente, di sistemi ITS che sono per la maggior parte grazie ai finanziamenti ricevuti nelle varie azioni abbiamo cercato di integrare tra di loro. Ovviamente nuovi apparati più moderni, quindi al di là della semaforica che si sta evolvendo in semaforica intelligente, abbiamo 100 telecamere di videosorveglianza, abbiamo incrementato i pannelli a messaggio variabile, le palline elettroniche, i sensori di Urban Travel Time che definiscono passaggi in mobilità in alcune zone dove sono installati. Abbiamo automatizzato tutti i varchi ZTL con le ultime installazioni, perché avevamo in città ancora qualche varco presidiato da vigili, se non addirittura non presidiato. E poi abbiamo circa 20 varchi elettronici monitorati da telecamere sulle corsie preferenziali e stiamo per approvare in giunta un piano imponente di nuove corsie preferenziali che dovrebbero agevolare l'efficientamento che stiamo operando anche sui servizi di trasporto pubblico locale su gomma, dove per inciso abbiamo nel giro di un anno e mezzo abbiamo incrementato la flotta di circa un terzo, immettendo su strada oltre 350 mezzi e arriveremo a 600 entro la fine di questo anno di nuovi autobus anche a risparmio energetico, perché sono a metano, un pezzo di questa nuova flotta è a metano. Per quanto riguarda, se andiamo alla slide successiva, i tre progetti pilota che abbiamo in itinere sono, li vedete qui elencati, non mi soffermo molto, ovviamente portano avanti le strategie e gli asset su cui stiamo lavorando per evolvere verso nuovi sistemi di mobilità. Vediamo poi nel dettaglio adesso, se passiamo alla slide successiva e cambiamo anche un po' i colori della presentazione, i progetti in corso che stiamo realizzando, di cui in alcuni casi abbiamo anche già qualche elemento in fase di test, di analisi dei dati. E quindi in primis il grande sforzo è stato quello di omogeneizzare con un sistema, utilizzando un sistema aperto, i nostri dati che noi raccogliamo da oltre
da oltre 14-15 fonti di dati, sorgenti di dati differenti, e quindi abbiamo proprio la settimana scorsa in un incontro di kickoff visualizzato, diciamo testato i primi dati, le prime evidenze anche di reportistica, e quindi diciamo per noi testare e mettere a regime il data lake diventa fondamentale come primo zoccolo orizzontale su cui poi andremo ad incentrare la nuova centrale della mobilità. Scusate un attimo. Eccoci qua, per i motociclisti questo tempo non aiuta oggettivamente alla salute, quindi iniziano le prime tossi sono semplicemente piccole raucedini. Allora, per continuare sulla nostra presentazione, passiamo alla slide successiva, in cui diciamo andiamo anche qui nel dettaglio su quali sono gli obiettivi che noi ci poniamo. Ovviamente la fonte di la nostra ricchezza è il dato, ma cercare di aggregare tra di loro dati anche storici che hanno strutture, se vogliamo, per chi un po' conosce l'IT, hanno strutture antiche della fine degli anni 90, e quindi oltre invece ai moderni sistemi che aggregano dati in tempo reale. Occorre, diciamo, omogeneizzare questa ricchezza per ottenere quindi una gestione integrata di dati che poi ci aiuteranno non solo nelle analisi statistiche, ma anche a realizzare l'infrastruttura che servirà poi nello sviluppo dei servizi futuri da offrire. Noi vorremmo fare il salto successivo, al di là degli strumenti di lavoro per noi esperti, anche offrire servizi alla cittadinanza per fruire in una modalità più organizzata dei nostri servizi offerti. Quindi non solo supporto alle decisioni, ma anche graduale ritorno alla fruizione dei sistemi di mobilità, all'offerta di mobilità nella città di Roma, speriamo, possiamo dirlo, dopo la pandemia del Covid-19. Per quanto riguarda ancora il data lake, nella slide che segue ci sono quattro esempi di reportistica che diciamo nella slide che condivideremo con tutti i partecipanti, poi sono esplose nelle ultime slide della presentazione. La cosa che più interessa e che sarà quella, diciamo, è la numero 3, in cui c'è la ricerca del percorso per linea, ovviamente per gli addetti ai lavori, anche relativamente ai chilometri percorsi, perché sono report su cui noi poi eroghiamo il corrispettivo alla nostra azienda, ma con questi dati sarà possibile poi realizzare dei servizi ai cittadini per l'ottimizzazione dell'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico. Per quanto riguarda l'ultima slide, nell'ambito dei progetti della Smart Mobility, questa fase, diciamo, in cui è finita la progettazione ed abbiamo i primi dati aggregati, dovranno essere poi ovviamente inseriti nella centrale della mobilità, che come vedete ha un obiettivo ambizioso se guardate, diciamo, il disegno che sottende poi all'elenco puntato. E quindi noi è ovvio, il nostro obiettivo è offrire un servizio di qualità ai nostri cittadini e agli utilizzatori e ai fruitori della nostra città.
E quindi ricostruire in tempo reale la rete dei trasporti può migliorare efficienza e competitività. Poi abbiamo ovviamente la possibilità con una centrale della mobilità intelligente, di influenzare in tempo reale il funzionamento della semaforica, controllarlo. E poi infine, diciamo, poiché l'infomobilità ovviamente l'ho già anticipata nel contesto dei dati di gestione e monitoraggio, un supporto ovviamente alla polizia locale per la gestione dei processi di sanzionamento, che va comunque, anche se non amata dall'utenza, ovviamente per noi è un aspetto fondamentale per evitare, diciamo, io dico sempre per migliorare il comportamento dei cittadini, perché diciamo, non ho non sono una che aggredisce, però molto spesso, diciamo, i problemi al traffico della città è anche causato da cattivi comportamenti di chi utilizza anche i sistemi di trasporto di questa città. Andiamo ai nuovi progetti, a quello che, diciamo, il nostro intento di continuare nella nostra opera. E quindi sono quelli che abbiamo già inserito in forma di schede sintetiche per contribuire, diciamo, alla nuova progettazione anche dei PON FESR, e quindi continuiamo nella nostra azione integrata con il supporto del Roma Servizi per la Mobilità, lavoriamo a stretto braccio con invece la partecipata all'azienda erogatrice dei servizi pubblici locali. E ricordiamo sempre, poi lo vedremo più nel dettaglio, la nostra rete di trasporto pubblico locale diciamo, un'organizzazione mista, nel senso che il 70% è gestito dalla nostra azienda partecipata, dall'ATAC, e il 20% delle nostre linee periferiche sono gestite da un'azienda privata che ha vinto una gara pubblica e che fino a qualche tempo fa non dialogavano tra di loro. Quindi in realtà invece noi vorremmo in qualche modo, prendendo tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, evolvere il sistema che trova il suo fulcro nella nuova centrale della mobilità, verso l'ho già detto più volte, verso un sistema di mobilità sostenibile, ma che soprattutto migliori l'esperienza da parte dell'utente, anche nell'ottica di fruizione di servizi in modalità MaaS. E quindi su questo stiamo lavorando. Qualche nuovo progetto è accennato, se passiamo alla slide successiva. Questo è già in itinere, si è chiusa da poco la gara per il gestore, nuove emettitrici di titoli di viaggio, che diciamo, con nuovi titoli appunto in modalità elettronica e digitale, e quindi è integrata per la prima volta con l'emissione di titoli, di ticket per altri eventi della città. E quindi questo processo di dematerializzazione ci aiuterà, vedremo in seguito, anche per una serie di controlli da parte in maniera automatica dell'utilizzo dei titoli di viaggio a bordo. Se passiamo alla slide successiva, come vedete, appunto, e quindi su questo abbiamo messo insieme alcuni progetti a supporto ovviamente delle direttrici di resilienza e green, verso una dematerializzazione ovviamente del titolo, che aiuta non solo a ridurre costi, ma anche ad erogare nuovi servizi nei confronti degli utenti finali. Sempre in questo scenario, se passiamo alla slide successiva,
Abbiamo avviato un nuovo sistema, lo studio per un nuovo sistema di bigliettazione elettronica, che dovrebbe essere poi il primo esempio di servizio erogato in ottica MAS. E quindi in questo caso siamo ancora allo studio, poiché ovviamente bisognerà implementare una nuova piattaforma completamente di bigliettazione completamente elettronica. Ma il servizio nel nostro studio di fattibilità ovviamente tiene conto dei nuovi sistemi di ticketing, quindi po si posiziona la City User al centro dello sviluppo del servizio, il City User che avrà la possibilità ovviamente di fruire di un servizio di mobilità cittadina integrato. L'ultima slide di questa carrellata di nuovi progetti, ho quasi terminato, mi scuso, ma avevo anticipato che poiché abbiamo fatto tanto e abbiamo dovuto condensare, purtroppo sono andata un po' lunga con la presentazione. L'ultimo progetto, e anche qui siamo già partendo da sperimentazioni in due stazioni della metropolitana e poi sugli autobus abbiamo individuato alcune linee. Nuovo sistema smart per gestire da remoto le infrastrutture. Conosciamo tutti, gli esiti che delle carenze di manutenzioni sulle infrastrutture hanno portato soprattutto alla rete metropolitana in questi anni. Leggete, state leggendo sui giornali, ovviamente, che siamo per chiudere nuovamente due stazioni della metropolitana, poiché quelle stazioni, in quelle stazioni le scale mobili sono arrivate a fine vita, cioè per 30 anni purtroppo, scadranno a maggio del prossimo anno, non ci sono stati i giusti e gli adeguati interventi di manutenzione ordinaria, non straordinaria. Noi adesso le andremo a sostituire con una gara che abbiamo portato avanti lo scorso anno, abbiamo aggiudicato e siamo partiti con le prime sostituzioni di scale mobili nelle stazioni che avevano scadenze più ravvicinate della linea A. Adesso chiuderemo le stazioni della linea B. Due stazioni della linea B per la sostituzione delle scale mobili. Tutto questo ovviamente sarebbe stato non evitato perché ai tempi non c'erano queste tecnologie, ma diciamo per il futuro si potrà evitare, poiché con una gestione, io la chiamo di domotica, ma ovviamente sapete bene che non è questo, ma la gestione da remoto delle infrastrutture ci consente di monitorare lo stato non solo delle stazioni ma anche dei mezzi di trasporto, e grazie poi agli strumenti di analisi predittive possiamo anche in taluni casi anticipare eventuali anomalie di funzionamento. Su questo stiamo investendo tanto, abbiamo chiesto finanziamenti, abbiamo chiesto che vengano stanziati anche i fondi sul bilancio ordinario, perché a partire dalle due sperimentazioni che faremo, ovviamente non a termine, ma in due stazioni importanti della rete metropolitana di Roma, riusciremo ad avere quegli elementi per poter mettere a gara poi l'intero sistema, che è un investimento molto importante per la città di Roma. Con questa slide chiudo la carrellata delle azioni che abbiamo messo in campo e lascerei l'ultima slide, di fatto, perché questa è la copertina, a che cosa noi pensiamo di fare ancora, ovviamente, nell'ambito degli asset, dei pilastri, insomma, come pensiamo di chiamarli, rispetto al nostro operato futuro. E quindi l'ultima slide, prima di salutarvi e aspettare, il confronto con i partecipanti, vede descritti gli asset, ovviamente in primis è la gestione, il nostro obiettivo è la gestione ottimizzata del traffico, sicuramente migliorando l'esperienza di viaggio per i cittadini, ma
ma anche rendendo i trasporti più efficienti e competitivi ed efficientando anche tramite l'utilizzo di piste ciclabili anche in via transitoria l'uso dello spazio stradale e con l'incremento di corsie preferenziali. Obiettivo ovviamente ridurre l'impatto ambientale e il consumo energetico. E questo con questo forte efficientamento dei servizi di mobilità sostenibile. Ovviamente non possiamo dimenticare la sicurezza non solo stradale, ma anche la sicurezza della nostre infrastrutture. E infine l'ultimo asset che un po' però accoglie tutti i precedenti è quello di avere comunque una visione integrata della mobilità cittadina, poiché tramite un'analisi integrata di dati e sistemi possiamo in qualche modo governare ottimizzando i sistemi offerti alla città. Io mi fermo qui, vi ringrazio tutti dell'attenzione e mi scuso anche un po' delle disavventure informatiche con cui abbiamo aperto l'incontro. Grazie. Grazie infine, ingegner Cirillo. Allora, dunque, innanzitutto grazie perché è una presentazione molto completa e che dà veramente una visione a 360 gradi di quello che vuole fare la città di Roma sulla smart mobility, assolutamente interessantissima. Io colgo, prima di passare la parola alle aziende, colgo soltanto due spunti, se mi permette, da collega, diciamo. Allora è questo, intanto ha detto una cosa giustissima, cioè il discorso della gestione delle infrastrutture. È una cosa che finora che è stata anche abbastanza trascurata, devo dire la verità, negli scorsi anni, perché come diciamo tecnologie ITS, quindi come tecnologie per la gestione della mobilità, si parlava sempre comunque di gestione del traffico, eccetera. Ma la gestione delle infrastrutture, secondo me, insomma, negli anni, dico proprio da addetta, devo dire, se ne è parlato sempre poco. Invece adesso il tema è assolutamente sentito, assolutamente importantissimo, e finalmente si è che ha assunto la guida che merita. Quindi la gestione infrastrutture è assolutamente fondamentale, tanto che noi l'abbiamo inserita, poi lo dirò dopo nelle conclusioni, nella serie di proposte che abbiamo fatto al governo per i recovery funds. E poi chiaramente la visione integrata, cioè se non si ha una visione integrata, come lei ha giustamente detto, rimarcato il ruolo di Roma Servizi per la Mobilità, e come Roma Servizi per la Mobilità da anni, insomma, sta lavorando proprio per questa gestione integrata della mobilità, in cui tutti quanti gli stakeholders che partecipano ai servizi di mobilità devono essere coinvolti. E queste sono diciamo, sì, i pillars, come si potrebbe dire, comunque le fondamenta dei servizi MaaS. Quindi la ringrazio nuovamente veramente per questa presentazione estremamente completa, che dà proprio questa visione veramente totale di quello che vuol fare la nostra città, insomma, come lo dico da romana. Allora, adesso chiamerei subito a parlare Leonardo Anceschi, Head of ITS Competence Center di Sinelec. Le passo subito la parola, Buongiorno. allora. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Condivido subito la presentazione. Si vede la presentazione? Sì, Sì, io la vedo. Sì, come vai no. Leonardo. Perfetto, perfetto. Allora, come dicevo, grazie dell'invito a TTS Italia. Io sono Leonardo Anceschi, sono responsabile ITS di Sinelec e partirei subito con la presentazione sulla sicurezza della mobilità delle merci su strada, partendo essenzialmente dall'esperienza di Sinelec e del nostro gruppo. Allora, il trasporto merci su gomma è ovviamente strategico, specialmente con il boom dell'e-commerce, rappresenta sicuramente un'opportunità, ma anche un fattore di rischio. Quindi la sfida proposta consiste nell'individuare soluzioni ITS che riducano questo impatto, l'impatto della mobilità delle merci, in particolare sul traffico urbano.
per garantire la qualità, ma essere al tempo stesso sostenibile sia economicamente che per l'ambiente e per le infrastrutture. Quindi i tre punti che vorremmo introdurre sono il monitoraggio, il tracciamento e il controllo dei mezzi che trasportano merci. In generale, infatti, per il trasporto terrestre i possibili fattori di rischio sono mezzi non idonei o pericolosi, e in questo ci viene incontro la normativa, ma talvolta non è sufficiente. Strade non idonee, perché magari attraversano centri abitati, sono soggette ad alta incidentabilità o talvolta sono inaccessibili o scarsamente accessibili a mezzi di soccorso. Strade temporaneamente non idonee, perché magari congestionate dal traffico urbano, e quindi il rallentamento lungo il percorso aumenta i fattori di rischio, e interferenza con altri mezzi, si pensi ai mezzi che trasportano merci pericolose, una possibile interferenza aumenta esponenzialmente la criticità del trasporto. E infine le condizioni ambientali. Quindi la proposta di cui vi vorrei parlare oggi si articola su due punti. I sistemi di weight in motion per i mezzi pesanti, quindi una pesa dinamica di mezzi pesanti, e il monitoraggio e la gestione delle merci pericolose. Prima di andare diretti sulle due tematiche di cui vorrei parlarvi, faccio velocissimamente un'introduzione di chi è Sinelec. Siamo l'azienda tecnologica del gruppo STM, conosciuto anche come gruppo Gavio. È una holding industriale attiva nei settori delle concessioni autostradali, della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e, appunto, come dicevo, con Sinelec nel settore della tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Sinelec essenzialmente raccoglie le competenze tecnologiche del gruppo in tre ambiti: quello del pedaggio elettronico, dei sistemi di trasporto intelligenti per strade, gallerie e ponti, e delle telecomunicazioni e IT. Le nostre soluzioni sono alla base di 1000 varchi di esazione del pedaggio autostradale, processano più di 500 milioni di transiti per un controvalore di 3 miliardi di euro. In ambito ITS, la nostra piattaforma di gestione delle sale radio, chiamata Syncro, gestisce 14 società concessionarie. E il nostro portafoglio prodotti, come dicevo, è composto essenzialmente da due ambiti. Nella sinistra della slide il pedaggio e il controllo accessi, e nella destra, nell'area cerchiata ITS di cui sono responsabile, sistemi per la gestione del traffico, sistemi per la sicurezza e infine sistemi di mobilità connessa. Con questa, diciamo, esaurisco la veloce introduzione sulla nostra azienda e inizierei a raccontarvi la nostra esperienza nel monitoraggio e controllo dei mezzi pesanti in autostrada per valutare insieme l'applicabilità al contesto urbano. E partirei con il primo stream, come vi avevo introdotto, è il monitoraggio dei mezzi pesanti tramite sistemi di pesa dinamica, weight in motion appunto. Il weight in motion è un sistema di pesatura dei mezzi che permette di pesare i veicoli senza doverne arrestare la marcia, misurando le forze dinamiche e stimandone il carico. Sinelec ha sviluppato la propria soluzione di weight in motion, denominata Libras, che utilizziamo principalmente nei primi due ambiti, quindi la salvaguardia delle infrastrutture, anche in abbinamento alla nostra soluzione di monitoraggio dinamico dei ponti con sensori IoT e anche alla stima di usura dell'asfalto, che è pesantemente condizionata dal sovrappeso dei mezzi.
viene utilizzata anche per la prevenzione, il controllo e la repressione dei mezzi sovrappeso. In alcuni schemi tariffari all'estero viene applicata anche per il calcolo del pedaggio e è anche utilizzata per studi statistici sul traffico e sull'ambiente. Infine viene utilizzata in ambito logistico. La nostra esperienza, che è riportata in questa tabella, essenzialmente racconta di un network di installazioni nella rete di ASTM per il monitoraggio e il controllo, soprattutto nelle tratte più critiche per quanto riguarda le infrastrutture e il traffico di mezzi pesanti. E, oltre a queste, abbiamo già in backlog anche diverse installazioni su clienti extragruppo. Il discorso del network è fondamentale perché serve ad evitare che il monitoraggio su una tratta principale venga poi sfruttato per percorrere tratte alternative, quindi percorsi alternativi talvolta ancora più critici del percorso principale. E a dimostrazione del fatto che sia uno strumento strategico, le campagne di misurazione effettuate con le pese sulla rete del gruppo STM hanno evidenziato che il 30% dei transiti dei veicoli a 5 assi, che in base al codice della strada hanno una massa complessiva pari a 44, non superiore a 44 tonnellate, sono risultate in sovraccarico, quindi il 30% in sovraccarico, con migliaia di transiti con un sovraccarico superiore al 10% e con centinaia di passaggi con un sovraccarico superiore al 50%, con picchi di masse trasportate veramente di un paio di fattori rispetto alla massa consentita. Se consideriamo che potete immaginarvi che cosa ne consegua, quindi tempi di frenata esponenzialmente più lunghi e danni all'asfalto e alle infrastrutture in generale ingenti, tenendo conto che l'usura dell'asfalto nella formula, il peso dei mezzi è considerato alla quarta potenza. Quindi per contrastare efficacemente questo fenomeno, quello che serve è il sanzionamento diretto e automatico, in particolare su tratti critici con limitazioni di peso dovute alla criticità delle infrastrutture. È utile anche come installazione in abbinamento ai sensori per il monitoraggio dinamico di ponti e viadotti critici. Il secondo stream di cui vorrei parlarvi invece è il monitoraggio dei mezzi che trasportano merci pericolose. Per merci pericolose si intendono i mezzi normati dalla cosiddetta normativa ADR e contrassegnati con appositi losanghe e pannelli. In Italia sono particolarmente consistenti i transiti per prodotti petroliferi e chimici e incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose hanno conseguenze che vanno ben oltre gli effetti del sinistro di veicoli convenzionali. Infatti, nel caso di carico pericoloso disperso, oltre alle conseguenze dirette, possono essere generati danni secondari per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il primo passo che abbiamo seguito è ovviamente il riconoscimento di queste targhe. Ormai le tecnologie sono mature e le moderne telecamere di riconoscimento targa sono in grado di riconoscere anche i pannelli merci pericolose. Il software che abbiamo sviluppato
è un'integrazione del software di Sala Radio per la viabilità Sincro, con un modulo dedicato alle merci pericolose, e viene utilizzato sia nelle situazioni ordinarie, ma diventa fondamentale nelle situazioni di emergenza. In particolare il gruppo ASTM ha una fitta rete di gallerie lungo la propria rete, e in particolare le quattro tratte più impattate dalle gallerie sono l'autostrada dei Fiori, sia la tratta A10 che la tratta A6, e la SALT, sia la tratta A12 che la A15 della Cisa. Su queste quattro tratte è stato installato anche qui un network di telecamere per il riconoscimento delle merci pericolose. E l'utilizzo in galleria è particolarmente utile, e addirittura le procedure di gestione dell'emergenza in galleria prevedono un innalzamento della criticità nel caso in cui durante un evento sia presente o meno un mezzo ADR. Quindi è fondamentale il monitoraggio delle ADR per le infrastrutture critiche. È importante capire se stanno passando più mezzi per il rischio interferenza, e in base al livello di accuratezza nella rilevazione di questi mezzi sono ipotizzabili diversi livelli di integrazione, dal più semplice che fornisce un livello di allerta a chi sta gestendo l'emergenza, fino a una gestione di eventi critici con strategie e priorità diverse, un'integrazione del sistema con altri sistemi tipicamente ITS come l'ID di videoanalisi, per poter inviare allarmi in modalità semi-automatica o infine completamente automatica. E quelle trattate finora sono tematiche importantissime in ambito autostradale, e penso che sia utile trattarle anche in ambito urbano, visto l'impatto sulla sicurezza. Possibili implementazioni in ambito urbano che vorrei proporre, che mi vengono a mente, sono sicuramente il tracciamento origine e destinazione per quanto riguarda le merci pericolose, e estendere questo tracciamento, che già viene fatto in autostrada, ai percorsi urbani, e per monitorare i percorsi, conoscere i percorsi che vengono seguiti e metterli in sicurezza. Una seconda opzione è una maggiore integrazione tra urbano ed extraurbano, per poter creare un network interconnesso che svolga funzione di monitoraggio continuo, in modo da ottimizzare le interconnessioni e pianificare eventuali percorsi alternativi. E aggiungendo il numero di telecamere anche in ambito urbano, è possibile monitorare anche i percorsi urbani, generalizzando il concetto di tratta autostradale e arrivando anche al monitoraggio all'interno della città. L'ultima opzione consiste in una modalità alternativa di trasporto e pianificazione per ridurre il rischio di interferenze, arrivando a pianificare i percorsi e l'ottimizzazione dei percorsi possibili. Pensate all'utilità che potrebbe avere un software di navigazione per le merci pericolose, che ottimizza il percorso consultando la centrale operativa in base alla presenza di altri mezzi pericolosi, e che potesse comunicare l'eventuale area di sosta attrezzata e idonea per la categoria di materiale che la sta trasportando. Queste, diciamo, in sintesi sono alcune proposte, o meglio degli spunti, per fornire un contributo fattivo per la definizione dei futuri bandi di gara. Se è rimasto un po' di tempo, non so se le domande sono
consigliabile farle in questo momento o saranno concentrate alla fine. Ad ogni modo vi lascio i miei contatti che vedete qui in calce nella presentazione e sono disponibile anche in un secondo momento a chiarire qualunque dubbio o curiosità. Allora, grazie dottor Franceschi, mi piace moltissimo soprattutto l'ultima slide in cui lei ha parlato veramente delle implicazioni dell'ambito urbano. Allora, io chiedo un attimo a chi ci sta seguendo se hanno delle domande da fare al dottor Franceschi oppure se devo continuare. C'è qualche domanda che volete fare? Mi pare che fosse io... Leonardo. Sì, sì, ecco, me l'avevi detto prima. Io ho una curiosità. E Leonardo, qual è secondo voi il trend di adozione di queste soluzioni in ambito urbano? Visto che tu ti sei focalizzato ovviamente sull'ambito extraurbano, ma hai fatto cenno alla fine, all'estensione sull'urbano, dal vostro punto di vista. Sì, allora ovviamente per noi il punto di partenza è sempre il mercato autostradale perché da lì veniamo ovviamente, quindi le prime installazioni sono state fatte in quell'ambito. Però devo dire che l'interesse e le iniziative stanno aumentando anche in ambito urbano. Ultimamente abbiamo avuto un buon feedback dall'area extra autostradale. Giusto la settimana scorsa abbiamo vinto una gara pubblica in Italia per installare una pesa dinamica in città e abbiamo anche diverse richieste su strade provinciali, soprattutto in abbinata al monitoraggio di infrastrutture più delicate come ponti e viadotti. Quindi direi il trend è molto buono. Ok, grazie. Di quale città, se puoi dirlo, di che città parliamo o aree urbane parliamo? Diciamo, per ora è una città del nord, non credo di essere autorizzato perché l'aggiudicazione è ancora provvisoria. Però diciamo era un bando pubblico, quindi niente di segreto. E poi diciamo anche in contatto con alcune province e università che stanno lavorando molto sul settore del monitoraggio delle infrastrutture con tecnologie IoT, quindi diciamo il settore è sicuramente in fermento. Lato nostro, lato gruppo, poi contiamo in una espansione anche all'estero, siamo molto presenti in Brasile, anche lì ci sono molte infrastrutture da monitorare. Okay, bene, la ringrazio. Anche, allora, un altro tema che lei ha trattato, che secondo me è molto importante anche dal punto di vista urbano, e magari chiedo conforto se ci sono i colleghi di Roma Servizi, è quello del monitoraggio delle merci pericolose, perché in particolare per quanto riguarda proprio l'accesso in città, la regolazione dell'accesso in città delle merci pericolose, che insomma comunque transitano nel nostro territorio. Insomma, non so se qualcuno vuole intervenire su questo. Mi sembra di no. Allora, bene, allora, dunque, adesso io passerei la parola a Simona Marinelli, Senior Executive Partner Manager di IR. Simona, se c'è? Sì, perfetto, ecco. Buongiorno. Buongiorno. Sono collegata, mi vedete? Sì, sì, come no, sì, sì. La vediamo benissimo. Buongiorno a tutti. Grazie a TTS per l'opportunità di partecipare a questo webinar al quale mi fa molto piacere appunto esserci, in quanto Smart Cities è uno dei temi per cui maggiormente HIER si sta impegnando. Sono già all'attivo molti use cases non solo nelle principali città europee ma anche Nord, Sud America, Australia e da 2 anni a questa parte, da quando le soluzioni HIER sono presenti anche in Asia, nel mercato asiatico, anche città per città asiatiche. E condividerò con voi alcune slide che trattano il tema delle smart cities, però in maniera diciamo generica, non potendo entrare troppo nel dettaglio operativo, né in una descrizione troppo verticale delle soluzioni HIER. Comunque ovviamente rimango a completa disposizione per approfondire poi gli argomenti in qualsiasi momento.
Allora, sto condividendo il mio schermo, ditemi quando. Sì, va bene, Simona. Okay, perfetto. Allora, qual è il punto di riflessione HIAR dal quale partire per parlare di Smart Cities? Allora, il punto è semplice. HIAR parte dalla considerazione che in questo momento miliardi di persone sono connesse, si stanno muovendo e ciò accade incessantemente. Essere connessi è un po' l'evoluzione naturale del movimento, ma oggi c'è la necessità di avere servizi affidabili, coerenti ed espansivi, come dice HIAR. E, appunto, quindi HIAR sta partecipando attivamente a dar vita a questa evoluzione, abilitando le città intelligenti. Se leggiamo un noto rapporto di McKinsey, troviamo questa definizione di Smart Cities che trovo abbastanza accattivante. Le Smart Cities aggiungono intelligenza digitale ai sistemi urbani esistenti, rendendo possibile fare di più con meno, quindi con meno possiamo tradurlo meno tempo, meno costi e meno energie. Riformulando un po' l'ultima frase, invece di fare di più con meno, si può anche affermare di poter fare di più utilizzando intuizioni migliori. E questa dell'intuizione è proprio la missione di HIAR di questi ultimissimi anni. Sempre secondo McKinsey, le applicazioni per le città intelligenti possono avere enormi impatti sulla società, e l'elenco è noto a tutti: ridurre gli incidenti mortali, accelerare i tempi di risposta alle emergenze, ridurre la media del tragitto giornaliero, ridurre le emissioni di gas serra. Perché ho fatto comunque questo elenco noto a tutti? Perché in tutti questi temi elencati HIAR già è presente e sta contribuendo attivamente, come dicevamo, in molte città europee, e nelle Americhe e così via. Come le soluzioni, entrando un po' nel dettaglio, come le soluzioni avanzate di geolocalizzazione di HIAR e soprattutto la OLP, la Open Location Platform di HIAR, possono portare ad un contributo sostanziale nella gestione di queste Smart Cities? Allora, nelle prime 25 città al mondo le persone trascorrono in media 66 ore all'anno bloccate nel traffico. HIAR ha la risposta a questo problema con la piattaforma di real time e di historical data traffic. Altro tema: in città sta esplodendo il ride sharing o ride hailing, come lo vogliamo chiamare. In Italia siamo arrivati a circa 1,3 milioni di persone. E questo aumenterà di circa il 20%, secondo uno studio fatto da HIAR, dei chilometri effettivi percorsi entro il 2025. Ma paradossalmente si dimostra che questo trend porterà a più auto su strada nelle città e non di meno, come sarebbe intuitivo pensare. E quindi questa è una congestione aggiuntiva. E HIAR ha una piattaforma con dei servizi dedicati alla gestione appunto del car sharing. E ancora abbiamo l'e-commerce che sta sostituendosi rapidamente agli acquisti fisici, portando a un'enorme quantità di consegne. E HIAR ha sviluppato la piattaforma Tracking, che è nata proprio allo scopo di gestire logistica, delivery, proprio tutta la catena, diciamo, dell'on-demand delivery, senza tralasciare la necessità di gestire gli eventi non pianificati, quindi le emergenze meteo, per fare un esempio. E la piattaforma HIAR ha dedicato specifici spazi proprio alla gestione del dato real time, inteso proprio come meteo, come una delle principali emergenze. Poi abbiamo altri temi, lo smaltimento dei rifiuti. E poi c'è una considerazione importante da fare. L'industria dei trasporti alimenta queste mega tendenze globali, ma è anche influenzata da vincoli specifici molto restrittivi nel settore. Quindi bisogna rispettare zone in cui i veicoli non sono consentiti oppure non possono parcheggiare. E anche in questo HIAR, diciamo che risponde con la piattaforma di mobilità per la gestione di questi vincoli. Parlando di dati real time, l'auto ad oggi viene pensata come una piattaforma digitale. La digitalizzazione e la connettività dell'auto consentono al produttore automobilistico di trasformarsi in un certo senso in un fornitore di dati e di servizi in rete. Questo è fondamentale per le Smart Cities
E here, in questo, appunto, in questo caso, è presente con più del 60% nel mercato automotive, come? Con la propria piattaforma automotive che è collegata direttamente ai car sensor data a bordo auto, che inviano alla piattaforma HERE un quantitativo enorme di informazioni real time che risultano essere fondamentali. In questa slide, molto rapidamente, sempre secondo le principali, diciamo, aziende di consulenza strategica IT, sono tre i layer che lavorano per far funzionare una smart city su una città intelligente. Il primo è la base tecnologica, che include una massa di smartphone, sensori di vario tipo collegati tra di loro da reti ad alta velocità. Il secondo è costituito da applicazioni che servono specifiche, molto specifiche, che servono a tradurre i dati grezzi, quindi le fonti dati, in informazioni o alert. Il terzo livello siamo noi, cioè è l'utilizzo da parte della città, dell'azienda, del pubblico, dei cittadini, in poche parole. E chi è presente in tutti questi tre layers, o direttamente con proprie soluzioni, o indirettamente attraverso i numerosi partner tecnologici. E in questa slide, diciamo, arriviamo a una definizione, chiamiamola così. Per chi ha, appunto, Smart Cities è una piattaforma di mobilità globale, aperta, integrata, incentrata sullo user, cioè sul singolo utente in grado di generare dati e quindi generare valori fondamentali per saper leggere una città, ma soprattutto per saperla gestire. Vediamo ora un breve video che riassume in parte quanto ho raccontato finora. E scusate, devo purtroppo collegarmi esternamente perché non sono riuscita diversamente. Demand autonomous vehicles that effortlessly get you where you need to go. Your personal sensing journeys so that you never miss a connection or an important event. Imagine a world where the logistics and delivery of goods could become seamless from factory to consumers. One way to reach materials to ensure real-time Eccoci, torniamo alle sì. Slide. Simona, prima di andare avanti, posso chiedere di condividere il link in chat? Perché comunque l'audio non era di buona qualità e qui qualcuno lo ha richiesto. Se poi cortesemente... Sì, infatti temevo il problema dell'audio, non sono riuscita a fare diversamente. Sì, lo condivido, assolutamente. Assolutamente. Grazie. Grazie a voi. Allora, vediamo ora molto rapidamente, qui ci si sarebbe potuti dilungare molto di più, vediamo due case study, quindi sono due casi di sperimentazione in corso, ancora in corso, costruiti da HERE ed alcuni partner per alcune città importanti europee.
E poi vedremo invece alcuni use cases intesi proprio come casi già attivi, diciamo, ed utilizzati nelle città. Allora, questo è il primo case study, quindi una sperimentazione. La città di Amburgo, insieme con Audi, HERE e Svarco, hanno testato un semaforo intelligente in vista dell'ITS World Congress del 2021 ad Amburgo. In due parole, quando veniva fornita la condizione dei segnali stradali in arrivo, i conducenti sperimentavano un traffico più regolare e i loro veicoli producevano meno emissioni. Questo sistema ha ridotto le accelerazioni e le frenate non necessarie, creando un flusso di traffico ovviamente molto più fluido ed ottimizzato i tempi di inattività del motore, in pratica del motore acceso, in attesa del cambio della luce rossa. Quindi molto particolare ma molto interessante. Questo altro caso di sperimentazione, HERE sta collaborando con la DTF, Data Task Force, sull'iniziativa Dati per la sicurezza stradale, per portare agli utenti della strada, negli stati membri dell'Unione Europea, tutte le informazioni sul traffico relative alla sicurezza. Questo progetto, ovviamente in conformità con le normative dell'Unione Europea. Questo progetto prevede la condivisione di dati relativi alla sicurezza provenienti da molte fonti, da più fonti, i sensori, le infrastrutture stradali, ma anche da diversi brand automobilistici. Questo è un progetto che tiene conto dell'interoperabilità, della condivisione e della privacy dei dati, che HERE ci tiene a sottolineare. La privacy di dati ovviamente ha un valore in cima all'Open Location Platform, non potrebbe essere diversamente. Un appunto interessante è che il Ministero dei Trasporti inglese, insieme con il CIS, è parte del progetto Data for Road Safety, di cui stiamo parlando. Entriamo invece a parlare di alcuni use cases già attivi in molte città in giro per il mondo, appunto, dove HERE ed i propri partner stanno contribuendo a rendere queste città intelligenti. In ambito safety possiamo parlare di public safety o di defense. Se rimaniamo nel public safety, molto interessante sapere che HERE partecipa attivamente al programma chiamato Vision Zero. Vision Zero International è un programma dedicato allo sviluppo di varie tecnologie per la sicurezza dei veicoli di prossima generazione, e al fine di contribuire a ridurre i numeri purtroppo terribili dell'1,3 milioni di morti su strada, piuttosto che di 50 milioni di feriti gravi all'anno. Quindi HERE partecipa attivamente a questo programma Vision Zero. Un altro caso, l'Emergency Services, quindi le organizzazioni di pubblica sicurezza necessitano di ottimizzare le operazioni di emergenza per ridurre al minimo i tempi di risposta e massimizzare il numero totale delle vite salvate. Però la maggior parte di queste ancora utilizza tecnologia di localizzazione obsoleta. E cosa succede? Non si affrontano adeguatamente le emergenze a causa di errori individuati da HERE. Scarsa consapevolezza della situazione, instradamento non dinamico e dati stradali assolutamente inaffidabili. Quindi HERE ha creato un servizio, chiamiamolo 3-in-1, basato sul cloud, e proprio specificatamente progettato per affrontare questi tre fattori in caso di emergenza. Un altro progetto molto noto è il Park and Ride, noto e consolidato, sovvenzionato in tutta Europa. Nonostante esista, in molte città ancora i pendolari vengono lasciati pianificare i loro percorsi così, senza tutte le informazioni di cui realmente avrebbero bisogno. All'interno di questo progetto di Park and Ride, HERE ha sviluppato un servizio API Park and Ride che fornisce appunto i percorsi di pendolarismo più efficienti, fornendo percorsi multimodali con guida in auto, a piedi, trasporto pubblico e soprattutto con la gestione dei parcheggi e il calcolo dei tempi di percorrenza. Un esempio proprio concreto: a Stoccarda HERE ha lanciato l'app Park and Drive insieme con dei partner
E questo include anche informazioni sulle specifiche ubicazioni dei parcheggi, con mappatura indoor dei parcheggi, orari di apertura, costi, tutto quello di cui appunto si ha bisogno per la gestione anche dei parcheggi. E, neanche a dirlo, ultimo use cases, tre più importanti, la tecnologia HERE è presente in molte offerte dei nostri partner per i servizi per il Mobility as a Service. A conferma di ciò, la scelta di HERE all'inizio di quest'anno di far entrare nella compagine societaria Mitsubishi Corporation ed NTT, con l'intento appunto di potenziare la presenza in questo settore. È stato lanciato originariamente nel 2018 e HERE poi ha rilevato una crescita nel Mobility Marketplace anno dopo anno di circa il 150%. Segnando una tappa significativa nella missione di HERE di stabilire il MaaS, il Mobility as a Service, come il mezzo migliore per l'efficienza dei viaggi. Basti pensare che all'inizio di quest'anno sono risultati oltre 700 i partner tra domanda e offerta di Mobility as a Service in tutto il mondo. E, quindi posso diciamo concludere la mia presentazione confermando che HERE si sta impegnando molto in questa missione per le smart cities per migliorare principalmente le nostre vite e non per produrre tecnologia per il bene della tecnologia, se così si può dire, perché diciamo che la convinzione di HERE è che avere una piattaforma aperta e neutrale possa davvero fare la differenza e aiutare la sicurezza e la vivibilità delle nostre città. Io ho terminato la presentazione, se avete domande. Grazie, grazie Simona, presentazione molto interessante, anche perché hai parlato di MaaS, che è uno dei temi sicuramente più in questo momento più caldi, no? su cui sta discutendo. Inoltre volevo capire bene, perché poi le ultime frasi un po' mi hanno anche abbastanza lucidato, però volevo capire un attimo, visto che voi partecipate a questi appunto all'implementazione dei servizi MaaS, la piattaforma HERE è chiusa oppure si può quindi integrare all'interno di altre soluzioni e piattaforme? Questo volevo capire un attimo. Sì, allora la piattaforma HERE è assolutamente una piattaforma aperta. Tutti i progetti di cui che ho condiviso con voi, appunto gli use cases che abbiamo visto, ma anche i casi in sperimentazione, prevedono un'integrazione delle piattaforme dei nostri partner tecnologici insieme con la piattaforma HERE. Non potrebbe essere diversamente, altrimenti proprio cade il concetto di open location platform in primis, ma poi non si andrebbero a creare quelle sinergie tra diciamo le eccellenze tecnologiche di ogni partner. Quindi assolutamente sì, sono integrabili, è aperta e integrabile. Grazie, dunque dalla chat sollecitano l'URL del video per cortesia, sì. Perché... L'ho fatto io, ecco, Simona. L'ho recuperato dalla tua copia. Ok. Grazie infinite, Simona. Allora, questo era l'ultimo intervento, però siamo perfettamente nei tempi, però lasciatemi un attimo dire due parole a conclusione. Ora qui teniamo moltissimo come GTS Italia. Innanzitutto, quindi come ho detto già all'inizio, siamo arrivati alla fine di questo ciclo di webinar, abbiamo finito, devo dire, in bellezza con la città di Roma e lasciatemi quindi a questo punto, a conclusione, ringraziare innanzitutto l'Agid che ci ha permesso di fare questi webinar, in particolare il dottor De Gennaro che è ancora collegato, senza il cui supporto, la sua collaborazione non avremmo potuto fare assolutamente niente. Però lasciatemi così anticipare che TTS non si ferma qui, nel senso che non è che adesso oggi chiudiamo quei webinar e quindi abbiamo finito. No, in realtà TTS non si ferma qui, ma perché? Perché siamo convinti che la Smart Mobility sia un traino fondamentale per lo sviluppo, per la digitalizzazione di questo paese e quindi anche per lo sviluppo economico. Per cui pensiamo sempre alla nostra città, alla logistica. Infatti non è il caso che, come i nostri associati sanno, abbiamo presentato una serie di proposte anche per i recovery funds che dalle prime liste che sono circolate, insomma, mi sembra siano abbastanza recepite, di questo siamo molto contenti. Però vogliamo fare altro.
perché ci rendiamo conto che una delle sfide più importanti sicuramente è quella di mettere le amministrazioni e tutti quanti in grado di spendere questi soldi, perché è una dei, lo dico, tutti i giornali, insomma tutti i dibattiti eccetera, se, sicuramente c'è il problema che poi alla fine i soldi non si riescono a spendere in questo paese. Questa è una grandissima criticità, devo dire la verità, è una delle sfide più importanti. Mette appunto le amministrazioni in grado di spendere questi soldi e quindi di creare sviluppo, di creare lavoro, di creare innovazione e benessere per il nostro paese. Quindi abbiamo deciso, da questo punto di vista, insomma, la nostra presidente in particolare, insomma, abbiamo, dopo una discussione, abbiamo pensato di farlo, di lanciare un gruppo di lavoro che sarà proprio, questa è una cosa importante, sarà coordinato da una stazione appaltante, quindi cioè da un ente, da un'agenzia che sa cosa significa fare bandi, cosa significa gestire progetti di questo tipo, in cui vogliamo coinvolgere le aziende di TS Italia, gli enti locali, la piattaforma degli enti locali, e se interessate anche altre azioni, anche altri enti di committenza, come per esempio l'agenzia di coesione e la stessa Agid, se saranno interessate, in modo da che focalizzare proprio sui finanziamenti, cioè su come imparare, perché tutti parliamo di best practice, ma esistono anche le bad practices, cioè come imparare dalle bad practices, dove capire quali sono stati gli ostacoli burocratici o di rendicontazione amministrativi che hanno del passato con esperienze diverse, insomma, che hanno ostacolato un pochino questa il poter usufruire veramente, usare veramente questi fondi. Vogliamo quindi capire cosa serve veramente per facilitare i processi di accesso ai finanziamenti da parte sia insomma, delle aziende, ma anche per esempio delle aziende pubbliche, quindi le agenzie che sono anche soggetti di committenza. Quindi e poi vogliamo aiutare gli enti locali, perché non tutte quante le città sono attrezzate, ma ci sono città non attrezzate, perché possono usare questi fondi e rendicontarli in modo da usarli veramente questi fondi. Quindi questa sfida è grande, noi cerchiamo insomma di coglierla, di dare il nostro contributo con il supporto veramente di tutti. Spero che tutti quanti, anche quelli che ci stanno seguendo oggi, che sono sempre numerosi e di cui che ringrazio per la partecipazione, possono essere interessati a partecipare. Io quindi chiudo così, e però l'ultima parola la vorrei dare al dottor De Gennaro, che appunto è stato insomma insieme a noi è parte di questa avventura. Dottor De Gennaro. Grazie dottoressa, mi sento un po' così dispiaciuto il fatto che questo percorso si stia concludendo, perché è stato sicuramente un percorso proficuo e sicuramente anche piacevole per la capacità che la vostra associazione ha dimostrato nel gestire questo processo, e anche per la partecipazione poi di tutti gli operatori che sono stati assolutamente coinvolti e coinvolgenti in questo processo di arricchimento reciproco. Io soltanto sollecito ovviamente tutti gli operatori a continuare a seguire invece le attività della stazione appaltante, per le quali peraltro aspettiamo contributi anche da TDS Italia, perché ricordo che la redazione dei documenti di gara farà tesoro di tutti quei contributi, quei posizionamenti, quelle idee che appunto gli operatori e gli stakeholder del settore stanno esprimendo nel corso della consultazione e ancora arriveranno a esprimere. Non mi dilungo ulteriormente, rinnovo semplicemente i miei ringraziamenti a TTS Italia e a tutti gli operatori che hanno partecipato a questo processo. Grazie infinito. Grazie a voi, grazie. Ah, ecco, dottoressa Cirillo, lei è ancora sì. Collegata, mi fa piacere. Allora, sì, avevo disattivato la telecamera perché ovviamente ecco, perfetto, le batterie. Grazie, molto interessante, buon lavoro a tutti e siamo anche massimamente disponibili a qualunque collaborazione. Molto volentieri, grazie. Allora, arrivederci. Dottoressa Ciro, io devo dire che questo gruppo di lavoro di cui ho parlato sarà proprio coordinato da Roma Servizi per la Mobilità, quindi giochiamo in casa, ecco, questa è la verità. Allora, sì.
quindi sì, veramente la città di Roma che si è diciamo così impegnata a farlo, quindi a noi ci fa molto molto piacere, perché poi la collaborazione con la città di Roma, perché è la mia città, e poi come servizi a cui io mi pregio di provenire, insomma è una collaborazione che è molto, che è continua, e quindi noi vogliamo appunto andare a lavorare su questo gruppo di lavoro, e invito tutti quelli che stanno ancora in linea a partecipare, chi è interessato, perché veramente sarà secondo me una svolta importante per quanto riguarda poi l'usufruire veramente di questi finanziamenti, dà una svolta un pochino a questo paese. Grazie a tutti e niente, vi saluto e buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti.